tormentone. Non dovremo attendere molto per capire come verranno valutate dai mercati le parole del sottosegretario alla presidenza Delrio sulla possibilità di aumentare la tassazione sui buoni del tesoro. Tra martedì e giovedì sono infatti previste 5 aste di altrettante tipologie di titoli di Stato, da quelli per gli investitori istituzionali a quelli da famiglia tout court. E c'è da scommettere che le antenne di Maria Cannata, la funzionaria responsabile della vendita del debito pubblico italiano, saranno ben ritte per captare il minimo segnale. Aumentare l'aliquota sui titoli di Stato oggi al 12,5% è sempre stato un tabù. Se è vero che BOT e BTP sono l'ossigeno delle finanze pubbliche, tassarli come gli altri prodotti finanziari è un po' come se il malato sulla barella si chiudesse da solo il rubinetto della bombola attaccata alla mascherina. Vedremo. Il nuovo governo, del resto, prima di prendere qualunque decisione deve prima valutare e digerire le previsioni economiche di primavera della Commissione europea, dopodomani, che già Saccomanni annunciava più pessimiste delle sue per via della differente metodologia statistica. E poi già si sa che il suo successore, Padoan, è intenzionato a fare una ricognizione sui conti pubblici per avere, soprattutto dopo l'allarme della Corte dei Conti, cifre granitiche sui conti pubblici, entrate e uscite future vere e stimate pressione fiscale. Dalle cifre che emergeranno da questi due appuntamenti, Renzi e Padoan capiranno quali carte avranno in mano da giocare il prima possibile sui tavoli di Bruxelles. Lo scopo? Barattare un allentamento del rigore con riforme strutturali e investimenti produttivi. A questo proposito aiuterà e non poco la dichiarazione dei ministri economici al G20 di Sydney, che li impegna a perseguire politiche di crescita che possano accelerare la crescita del PIL mondiale del 2% nei prossimi 5 anni. Parole ben distanti dalle litanie sul rigore e l'austerity ascoltate negli ultimi anni. Venendo a casa nostra, dice il governatore di Banca Italia, Visco, occorre aumentare la crescita potenziale realizzando le riforme strutturali, stimolare la domanda e ridurre la distanza fra prodotto effettivo e potenziale. I governi devono essere lesti ad agganciare la ripresa, ancora modesta ma comunque sempre meno fragile, dice Mario Draghi, che a proposito dell'Italia precisa: il problema principale non è cosa fare, quello si sa, ma farlo.